Buonasera amici della Pallacanestro, ben ritrovati dal Palacattani di Faenza. Va in scena oggi la quarta giornata di ritorno, il primo match di un febbraio caldissimo, anzi caldissimo a dir poco per l'Arechico, tutto pieno di scontri diretti oggi contro quella Virtus Broetto Padova che ha meno 2 in classifica e che all'andata ha vinto di 21, un match che Faenza giocò obiettivamente molto molto male, una gara da vincere ad ogni costo. Qui la temperatura è già altissima dentro e fuori dal campo. Io come al solito, come ormai mi conoscete, sono Luca Del Favero e al mio fianco oggi c'è Mario Flauret. Mario, queste sono le classiche partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Sì, innanzitutto buonasera a tutti anche da parte mia. È una partita che tutti vorrebbero giocare perché è una partita vera, tosta, contro un'avversaria che è vicina in classifica e quindi c'è anche l'importanza dello scontro in chiave campionato, come ha detto Belosi anche durante la settimana. È una partita importante per lasciare una diretta inseguitrice indietro e staccarla di qualche punto. E Padova è una squadra tosta che ha già battuto Faenza e che ha individualità importanti, per cui sarà necessario il massimo sia dai giocatori ma anche dal pubblico che oggi è numerosissimo. Faenza in maglia bianca con Casadei, Iattoni, Perin, Donadoni e Pini. E rimessa per Faenza, fischiato fallo a Nobile. Palla Nobile sulla palla 2, io questa non l'avevo mai vista da anni che seguo il basket, questa non l'avevo mai vista. Sì, partita che subito regala qualcosa di diciamo interessante, mi ha quasi anche preso diciamo in contropiede perché non ero neanche pronto e c'è subito qualcosa da commentare, mentre invece Casadei non si lascia intimidire e mette subito a segno la tripla dal centro. 3-0 per Faenza, ma andiamo con ordine, maglia nero-verde per Padova, recupera intanto palla Perin contro Canelo, bel gioco di Perin che poi perde la sfera e la rimessa in qualche modo è di Faenza. Dicevamo maglia nero-verde per Padova che gioca col numero 5 Schiavon, 6 Canelo, 10 Ferrara, 15 Nobile, 34 Crosato. Faenza che è al completo tranne Penserini che tornerà a metà marzo, c'è Iattoni che settimana scorsa non era con orzi nuovi. E ora c'è il fallo in attacco di Pini, primo fallo per lui. Gli arbitri sono Giacomo Fabbri di Cecina, provincia di Livorno, e Alessio Chiarugi di Pontedera, in provincia di Pisa, un livornese, un pisano, che forse è l'unico momento della storia in cui sono fraterni, braccio fianco a fianco, passatemi ovviamente la battuta. Si torna intanto a giocare, 9-25 alla fine, Nobile contro Casadei, si gira Nobile, sbaglia, rimbalzo di Casadei, poi nel traffico il fallo è di Perin, primo fallo anche per Perin. Nobile che abbiamo già visto a Faenza qualche anno fa con la maglia dell'allora Bullonerie Riunite, nell'ultima stagione in pratica del Faenza Basket in Serie B2, un giocatore di grande grande esperienza. Proprio Nobile ora, palla in mano, Crosato, Schiavon, Canelo, su di lui ci va Donadoni, 6 secondi per imbastire un'azione, Canelo, bel gioco di prestigio fino in fondo Canelo, primi 2 punti del match per Padova che è venuta qui a Faenza con un buon seguito di pubblico. La partita è molto sentita ovviamente anche da Padova, riduce da 6 vittorie nelle ultime 8 gare. Iattoni sbaglia la tripla, rimbalza troppo facile per Nobile, c'erano solo maglie nere sotto il canestro e allora la palla è ancora per Padova. Canelo serve sotto Ferrara, su di lui Donadoni, si gira Ferrara, poi fa in frazione di passi un bel inizio, un bel minuto e 20, bello convulso come lo volevamo. Sì, e si vede che le squadre in campo sentono la partita, soprattutto Faenza, che si vede nella decisione dei giocatori tutti molto senza, mentre Casadei perde un brutto pallone che scatena il contropiede e poi la stoppatona di Donadoni a tabella. Faenza sente la partita e forse manca di lucidità altre volte, mentre qui invece è lucido Casadei, un lungo che conduce il contropiede e poi serve assist, così non si trova spesso. Mamma mia Donadoni, un gesto atletico notevolissimo, intanto commette fallo Iattoni, il primo per lui, il terzo di squadra per Faenza, ma bravissimo Donadoni a crederci fino in fondo, bravissimo a posterizzare come si dice.
Bel gesto atletico. 5-2 per Faenza, 8-10 alla fine del primo quarto. Nobile sotto per Crosato. Due punti più il fallo e dunque è libero. Iattoni protesta, ma qui è stato un po' ingenuo Iatto. Sì, e Padova con la pazienza ha punito una cattiva comunicazione difensiva di Faenza che adesso è schierata a zona e quindi diventa ancora più importante chiamarsi tutti i tagli. Ha ricevuto invece liberissimo in mezzo all'area il giocatore di Padova e poi dopo l'ingenuità di Iattoni ha portato al 2-1. Dunque Crosato può rimpinguare il suo bottino chiudendo il gioco da 3 punti, così è, 5 pari, cambio nelle file di Padova. Esce il numero 10 Ferrara, entra Salvato. Ferrara classe 97, un ottimo prospetto che si è guadagnato il quintetto base ormai da diverse settimane. Casadei non ci pensa su, prende, tira, sbaglia e il rimbalza ancora di Padova che dà poi palla Crosato a Canelo. Canelo prova a battere Casadei, non ci riesce, poi Donadoni riesce a recuperare il pallone, fa un attacco di Donadoni. Qui sinceramente non mi sento d'accordissimo con l'arbitro, però Padova è squadra molto molto astuta, molto esperta, gioca anche in maniera molto molto ruvida come si è vista l'andata, quindi questi giochettini come fa Canelo per indurre in errore l'avversario saranno una costante della gara, quindi potrebbe essere importante questo fallo fischiato contro Donadoni per far capire a Faenza che deve stare attenta davvero ogni secondo di questo incontro. Salvato intanto, palla fuori per Canelo, prova da casa sua Crosato, sbaglia, rimbalzone di Pini, un giocatore che deve un attimo riprendere fiducia, intanto Casadei travolge Salvato dall'altra parte nel traffico, Casadei recupera palla, poi in qualche modo segna, 7-5, quinto punto di Casadei. Buona reazione di Faenza a quella piccola dormita che ha costato il gioco da 3 punti di Crosato. Intanto Salvato sotto per Nobile, Casadei prova ad anticiparlo, poi Nobile spalla canestro, bel movimento, passa sotto per Crosato, sbaglia Crosato, ancora Pini, ottima difesa, ennesima palla recuperata da Faenza con Perin, prova a battere i suoi avversari, la passa Pini, qui forse Perin poteva andare fino in fondo e tirare. Sì, anche perché sappiamo che tatticamente la situazione di transizione palla in mano è una di quelle che trova Perin come un'arma davvero efficace, forse è il suo momento tattico migliore. Casadei è importantissimo, è un giocatore di carattere ed esperienza e viene fuori in queste partite, ad esempio il confronto invece con Donadoni un po' in difficoltà a marcare i giocatori più esperti. Tanto cambio per Faenza, è entrato Boero. Ma andiamo subito in diretta, c'è il fallo di Canelo su Perin, fallo in attacco, è il primo fallo di Canelo. Faenza dunque in campo con Pini, Silimbani, Casadei, Donadoni e Perin, è uscito Iattoni, comprensibile la decisione di coach Regazzi, 2 falli già per Iatto. Non si può chiaramente regalare questo giocatore, allora è meglio tenerlo un pochino a riposo. Donadoni prova a spingere sull'acceleratore, grande! Diciamo che con questa magata si è un po' rifatto di quello che gli ha fatto Canelo poco fa. E stavolta è lui che ha teso la trappola e Nobile ci è caduto. Sì, giocata di carattere per provare a rispondere alla provocazione, diciamo, tecnica dell'avversario, e Alessio Donadoni ha bisogno di cercare di entrare in partita, quindi fa bene, magari sbaglia qualche scelta ma non deve perdere fiducia, continuare ad attaccare, e ha fatto bene in questa occasione, si è procurato 2 tiri liberi. Il fallo era proprio di Canelo, dunque che anche lui va in panchina avendo già commesso il secondo personale al suo posto stoico. Canelo è uscito con qualche fischio per il gesto bruttissimo che fece all'andata. Intanto Donadoni fa 2 su 2, ricordiamolo quel colpo, intanto recupera palla Donadoni fuori per Casadei, Casadei poteva essere ingolosito dal tiro ma non lo prende, preferisce passarla per Perin, Faenza deve giocare con tanto raziocinio, Perin sotto per Casadei, c'è un mismatch notevole, fa fallo, Casadei subisce l'ennesimo fallo, si va a complimentare
Comperin, buona scelta e time out richiesto dalla Virtus Padova. 9-5, 6-0-3 alla fine. Vi dicevo poco fa di Canelo, che all'andata travolse letteralmente Benedetti, un fallo stupido in quanto mancava poco ed era più 20 Padova, che un fallo in corsa, una vera e propria tramvata al volto di Benedetti, che cadde per terra, per fortuna a peso morto, per fortuna rimediò soltanto una contusione al ginocchio, giocatore che dunque è un pochino bersagliato dai tifosi di Faenza per questo gesto appunto che commise all'andata. All'inizio delle cronache vi parlavo del mese caldissimo di febbraio per Faenza, oggi c'è Padova, settimana prossima trasferta ad Esio, squadra che alle porte dei playoff sta provando ad entrare, al momento è a meno 8, proprio a meno 6 anzi da Padova, a meno 8 da Faenza. Poi dopo ci sarà qui Crema, squadra che al momento è a meno 2 da Faenza e che ieri ha perso contro Piacenza, e poi si chiuderà il mese di febbraio con la trasferta a Vicenza, anche questa squadra che invece è nel limbo tra i play-out o salvezza diretta, ma perché no anche i play-off. Intanto nella corsa play-off è rientrata prepotentemente Milano, che ha recuperato anche i ghiacci e adesso sta davvero mostrando sul campo di essere quella squadra costruita per dare fastidio alle prime quattro, che non è mai potuta essere per colpa dei troppi infortuni che ha avuto durante queste prime giornate. Intanto si torna in campo, palla a Perino, ovviamente non si tira perché il fallo Casley l'ha subito ma non stava assolutamente tirando, e dunque Donadoni, palla in mano, fuori per Silimbani da casa sua, Sili corto, rimbalzone del numero 20 salvato, che chiama lo schema, 5-50, 9-5 per Faenza, palla fuori, ancora per Salvato, scarico per Schiavon, non si è molto visto Schiavon fino a questo momento, crosato su di lui Casadei, e c'è il fallo di Silimbani, anche qui e due liberi, anche qui cattiva comunicazione tra Casadei e Silimbani. Sì, infatti subito Casadei a spiegarsi col proprio compagno di reparto, perché questo è anche un fallo stupido. Casadei sembrava avere la situazione sotto controllo, invece Sili è passato di lì e ha calato la mannaia, come si suol dire. È importante che Casadei e Silimbani gestiscano i falli, sono due giocatori fondamentali sia per la loro fisicità che per la loro tecnica, e lo testimonia l'ultima partita dove sono stati insieme i migliori marcatori, con Silimbani con 20 punti, Casadei con 13 per Faenza. 0 su 2 per Crosato, quindi sempre 9-5 più 4 per Faenza, 5-23 alla fine. Perin fuori per Donadoni, 7 secondi per costruire un tiro, Silimbani gli sfugge la maniglia ma poi da dietro Salvato va a spingerlo e allora c'è fallo e ci sono anche i liberi. Due liberi per Silimbani. Non aspettiamoci chiaramente un punteggio altissimo oggi. Silimbani mette il primo, 10-5. Silimbani mette il secondo, 11-5, 2 su 2 per Sili, 5-15. Alla fine del primo quarto, Stoikov, playmaker che abbiamo visto anche qua vicino alla Salus Bologna lo scorso anno per metà stagione, assente all'andata, passa per Crosato, poi Casadei bravissimo a far sbagliare il suo avversario che però riesce a prendere palla con qualche difficoltà. Padova sta andando al tiro, Crosato prova un gancio d'altri tempi, scadono i 24 secondi, Rega esulta come per un canestro subito, come questo, scusate, fatto effettivamente. Qui Faenza è stata brava in difesa, è stata molto brava perché ha aggredito forte il pallone. Quando aggredisci forte il pallone ti esponi ad alcuni rischi come quello di essere battuto in palleggio con il passaggio, ma la difesa si è mossa bene come se tutti i giocatori fossero legati con un filo, e allora è arrivato in tempo l'aiuto difensivo di Iattoni, che si trovava sul lato debole e non ha concesso il tiro all'avversario. Gioco a due tra Casadei e Perin. Perin non tocca il pallone perché ci ha pensato un avversario. Faenza quindi con 7 secondi sul cronometro dei 24 va a prendersi questa rimessa. Silimbani non tira perché davanti a sé ha Salvato, però mancano 4 secondi. Silimbani con la tabella sbaglia come un rapace, va a Crosato a recuperare questo rimbalzo e a darla ancora a Salvato,
Schiavon davvero non si sta fermi un attimo. Casadei questa volta non tocca solo la palla, ma tocca anche Crosato. Per Casadei si tratta del primo personale e due liberi, anzi su Lazzaro, scusate, miglior marcatore di Padova con 16,7 punti a partita. Segna Lazzaro il primo, 11-6, e segna anche il secondo, 2 punti per lui, 11-8, più 3, 11-7, più 4 Faenza, 4-15 alla fine. Donadoni, bello il movimento di Donadoni, peccato, poi Casadei nel traffico recupera palla, preferisce andare lui fino in fondo. Pesta la linea di fondo, anzi no, subisce fallo di Crosato, primo fallo per lui. Bello questo movimento di Casadei, poteva passarlo a un compagno, ha preferito fare un'azione personale. Casadei, sesto punto, 12-7, e segna anche il secondo, 13-7, 2-2. Faenza che ha 6-6 ai liberi. Questo è sicuramente un dettaglio molto importante in una partita che potrebbe davvero decidersi per episodi. Questa volta commette infrazione di passi Crosato. Padova senza il suo totem nobile sembra un po' in difficoltà. Potrebbe essere questo il momento magari per provare a dare il primo segnale di break, il primo colpo. Sì, perché Faenza sembra avere la partita in mano, non solo emotivamente ma adesso anche tatticamente. In attacco sta eseguendo bene, soprattutto in difesa, che mette in difficoltà Padova, che finora ha segnato solamente 7 punti. Sì, è importante adesso cercare di continuare a eseguire e di non farsi trascinare, diciamo, anche dai contatti, che di sicuro non mancano, specialmente sotto canestro quando i faentini penetrano. Secondo fallo di Crosato, si lamenta, ma anche qui c'era il lunetta, va Donadoni e c'è un cambio per parte. Entra ovviamente Nobile perché coach Friso ha capito che senza il suo totem Padova fa molta fatica. Dall'altra parte invece c'è sul cubo del cambio Maccaferri, due liberi per Donadoni. Friso va a protestare con l'arbitro, i fischi che sentite sono ovviamente i quelli del pubblico di Padova. Esce Crosato, entra Nobile. Intanto il primo cambio è questo, il secondo è Maccaferri, che a questo punto entrerà al posto di Donadoni. Segna il primo Donadoni, terzo punto per lui, tutti dalla lunetta, 14-7, ma l'importante è la sostanza. 15-7, esce proprio Donadoni e Faenza a 8-8 ai liberi. Importantissimo questo dato, 3-30 alla fine, più 8 Faenza, 15-7, massimo vantaggio trovato grazie ai due liberi di Donadoni, ricordiamo fresco di convocazione azzurra under 20. Salvato, palla fuori per Stoikov, Nobile fa il blocco, Stoikov si prende la tripla di tabella, sbaglia, poi bravissimo Pini ad anticipare Nobile, è anche sfortunato perché perde l'equilibrio e manda il pallone sul fondo, però molto molto buono questo segnale di risveglio di Pini. Intanto Ferrara entra al posto di Schiavon, altro 97 interessantissimo, rimessa affidata a Stoikov, duello rusticano tra Salvato e Casadei, poi Salvato se ne va e adesso riceve palla Stoikov. 7 secondi per imbastire un tiro, bella palla fuori per Nobile, sotto e poi non si capiscono i due. E anche stavolta palla persa da Padova, è la quinta e un motivo ci sarà. Sì, palla persa forzata perché Padova è alla ricerca di idee contro Faenza che invece è ben piazzata. Abbiamo visto ad esempio Rapini eseguire bene il piano partita
in difesa sul pick and roll, indirizzando verso il fondo, poi invece i giocatori di Padova hanno cercato il centro con insistenza, è arrivata la palla persa. Questa volta invece non è persa da Faenza, perché c'è un tocco da parte di Padova. 15-7, Friso si arrabbia ancora con gli arbitri, e invece cerca, aveva proprio ragione Padova, perché cambiano idea i due arbitri dopo un piccolo consulto. Sinceramente dalla nostra posizione non abbiamo visto, perché era una cosa davvero millimetrica, però il fatto che nessuno di Faenza si è lamentato fa capire che la decisione era sicuramente giusta. Palla fuori intanto per il numero 12 Lazzaro, 10 secondi per un tiro, Lazzaro prova fino in fondo, scarico con qualche difficoltà, poi Pini recupera palla. Peccato, perché anche questa volta qui aveva recuperato un buon pallone, poi è stato sfortunato. Stoikov, palla in mano dunque, 15-7 sempre per Faenza, 2-27, Richico avanti di 8 punti. Stoikov, buona la difesa schierata di Faenza. Stoikov, Pini, bello il suo movimento di corpo e bella la palla recuperata ancora per In. Nelle sagge mani di Maccaferri dà il pallone fuori ancora per Pinone. Pinone vorrebbe secondo me tirare da tre, ma preferisce passarla a Casadei, ed è la cosa giusta, ma guai agli individualismi. Casadei passa poi per Perin, infrazione di passi. Non me ne voglia Pero, ma per me stavolta c'erano tutti. Sì, c'erano, perché aveva già visto la linea di penetrazione libera e allora stava già pensando forse a come andare a tirare, però prima c'era la partenza e ha alzato il piede perno. Faenza comunque sempre schierata benissimo, chiude sempre bene l'area e il meccanismo di aiuti difensivi sta funzionando bene, e i giocatori di Padova quando attaccano l'area trovano sempre l'area intasata. Fallo ora di Casadei, Nobile va già a prepararsi per i due liberi. Secondo fallo di Casadei. Casadei e Attoni hanno già due falli dall'altra parte, due falli per Canelo e per Nobile e per, scusate, Crosato. Ora Di Coste entra in campo al posto di Casadei, un po' un derby personale Di Coste essendo vicentino. 1:53 in cui dovrà cercare di dare il proprio contributo sotto i tabelloni. Segna intanto Nobile, era da tantissimo che Padova non segnava, il fatto stesso che l'abbia fatto con i liberi dice molto. Poi sbaglia il secondo, ma dirò di più, Padova ha segnato i primi 5 punti su azione, dopodiché ha segnato solo su liberi. Merito di Faenza. Pini, palla fuori per Maccaferri, buon blocco di Di Coste su di lui. Maccaferri si prende la linea di fondo, fuori per Pini, sotto ancora per Di Coste, il movimento di Di Coste, ma c'è infrazione di passi. Peccato, peccato, peccato. Dispiace, perché anche il pubblico avrebbe voluto il 2+1. Di Coste è tra virgolette ingombrante, nel senso quando si sposta purtroppo è sempre sul limite del fallo, però un buon inizio di gara per lui. Sì, e può dare di sicuro il suo apporto in questi due minuti che dà come cambio di Casadei. Peccato, perché l'azione era stata anche costruita bene, palla dentro, poi palla fuori e palla di nuovo dentro. Era stato anche bravo Maccaferri a mantenere il palleggio in penetrazione sulla linea di fondo e poi Pini a trovare Di Coste libero in area. Comunque avrà occasione di rifarsi sicuramente. 1:20 alla fine, Silimbani si prende questo cioccolatino di Macca e lo mette. 18-8, più 10 per Faenza, quinto punto di Sili. 18-8, Nobile si prende anche lui il tiro, lo mette. Terzo punto di Nobile, 18-10. Tra l'altro questo è il sesto punto di Padova su azione, 4 sono arrivati da liberi. E senza Nobile Padova faceva fatica, l'abbiamo detto poco fa. Pinone da tre, come si tira da tre? Te lo insegna il signor Emanuele Pini.
E ce l'aveva da un po' di tempo, perché aveva già rifiutato due o tre tiri e si vedeva che voleva tirare, questa volta in ritmo, servito benissimo da Maccaferri, che ha deciso saggiamente di non attaccare il canestro dove magari deve qualche centimetro agli avversari, e ha servito benissimo Pini. Bravo Maccaferri a mettere in ritmo i compagni. Primo fallo intanto per Di Costa in lunetta, ci va adesso Lazzaro. Più 11, massimo vantaggio per Faenza. Lazzaro segna il suo terzo punto, tutti su liberi per Lazzaro. 21-11. Segna con l'aiuto del ferro anche il secondo, 21-12. Quarto punto dunque per Lazzaro, 26 secondi alla fine del primo quarto. Ci mette la mano Lazzaro, dunque sarà rimessa per Faenza. 14 sono i secondi per imbastire un'azione, dunque l'ultimo possesso sarà nelle mani di Padova, o comunque un altro possesso sarà nelle mani di Padova. Intanto è entrato Benedetti, Benedetti, Maccaferri, Silimbani, Pini e Di Costa. Intanto quasi al limite dell'infrazione dei 5 secondi, Maccaferri riesce a servire palla a Benedetti. 5 secondi per un tiro, poi Silimbani viene un po' strattonato, palla fuori, scusate, Pini fuori per Silimbani, Silimbani sbaglia. 4 secondi per un tiro, vediamo cosa fa Padova, prova la preghiera da metà campo, non va. Chiude il primo quarto dunque di questo incontro, questo tiro, Richicco 21, Padova 12. Inizia il secondo quarto, 21-12 per la Richicco, si riprende così una buona Richicco che ha davvero messo in difficoltà Padova nei primi 10 minuti. Sì, una Richicco ottima, sia in attacco che in difesa, sempre ben organizzata, difensivamente è riuscita a mettere in difficoltà Padova chiudendo bene l'area, mentre in attacco è riuscita a coordinare il gioco esterno con il gioco interno. E, partita molto intensa e molto fisica, sarà interessante vedere se le due squadre riescono a mantenere questa intensità e vedere alla lunga chi la spunta anche sotto il profilo fisico. Canelo, Stoikov, Lazzaro, Ferrara e Nobile sono i 5 di Padova, Maccaferri, Benedetti, Di Costa, Silimbani e Pini sono i 5 di Faenza, primo possesso nelle mani di Padova. Canelo fuori per Stoikov, Pini, bello il passaggio fuori per Lazzaro, poi ci mette la mano Silima. Lazzaro segna il suo primo canestro su azione, 21-15. Un giocatore che all'andata fece davvero sfaceli, Benedetti sbaglia, poi da sotto il tap-in di Di Costa che riscatta quello che ha fatto poco fa, 23-15, più 8 Faenza, dunque di fatto non cambia nulla. Maccaferri va a commettere fallo su Stoikov, anche qui decisione ineccepibile. Esce Pini, entra Iattoni, un buon Pini in questi primi minuti. Sì, un buon Pini, attento in difesa e ha segnato anche una tripla importante in attacco. È importante il contributo di Pini perché consente a Faenza una dimensione sia interna che esterna, visto che è un giocatore fisico ma che sa anche giocare, diciamo, fuori, dotato di buon tiro.
Canelo, scarico per Stoichkov, 7 secondi per costruire un'azione. Stoichkov si prende la tripla, la sbaglia, è sfortunato perché il canestro della sputa va nelle mani di Di Coste. Di Coste passa poi a Maccaferri. È passato un minuto di questo secondo quarto, sempre 23-15 più 8 per Faenza. Ricordiamolo, 21-12 di poco fa era il massimo, 21-10 di poco fa era il massimo vantaggio per la Rechico. Maccaferri, palla fuori, vediamo cosa si inventa, scarico per Benedetti, bella azione, fuori per Silimbani, Silimbani tira però oltre i 24, qui forse ragazzi fa bene arrabbiarsi perché Faenza ha avuto le possibilità per tirare. Sì, diciamo che Faenza aveva costruito un vantaggio però non è riuscita a concretizzarlo, un po' timidi in questa occasione i giocatori faentini quando si trattava di effettuare finalmente il tiro. Palla sotto per Canelo, fuori per Nobile, con qualche difficoltà la recupera Lazzaro, Ferrara, Canelo su di lui però Di Coste, ancora palla sotto per Lazzaro, bravo Sili a recuperare palla sul limite del fallo, Sili quindi ancora palla in mano, 8-14 alla fine, non si capisce con gli attoni. Va ragazzi a redarguire Silimbani, chiama anche time out. I due non si sono capiti, adesso ci parlerà un po' su. Andiamo intanto a vedere un attimo di numeri. 7 le palle perse di Padova, mentre i rimbalzi totali sono in parità. Faenza ha perso 4 palloni e dunque finora diciamo che c'è anche una più o meno tanto equilibrio. L'arma in più di Faenza probabilmente è la difesa fino a questo momento. Sì, una difesa che sta funzionando e in cui tutti stanno dando il loro apporto, perché ovviamente perché la difesa funzioni è necessario che chi guarda, chi difende sui giocatori esterni, sui tiratori, riesca a non concedere la penetrazione o a farla effettuare con il maggior numero di palleggi possibile, in modo da consentire il timing giusto ai lunghi per aiutare. Faenza sta facendo questo benissimo, l'abbiamo visto nell'ultima azione, Silimbani che era stato fondamentale ed era riuscito a recuperare palla nonostante fosse stato attaccato dopo da un mismatch da Canelo, poi però purtroppo ha perso palla conducendo la transizione. 8-10 alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Salvato, pressione a tutto campo per Faenza, Maccaferri su di lui, ci si mette in mezzo Nobile a rovinare un po' i piani di Maccaferri, e siamo già dall'altra metà campo, Canelo palla in mano, Benedetti su di lui, Canelo fuori per Lazzaro, si prende la tripla, Lazzaro sbaglia, poi una serie di tocchi, l'ultimo è Di Coste, confermiamo. Anche se nel traffico sembrava un tocco di un giocatore di Padova, invece il 2-18 Faentino ci ha messo la manona. Nobile, su di lui Silimbani, Ferrara, poi la palla nel piede di Di Coste. Bello il gesto di Di Coste che alza il braccio anche per il piede, giusto? È in partita Di Coste, è sul pezzo. Come si dice, Lazzaro, su di lui Benedetti, Canelo, fuori per Nobile, scarico per Stoichkov, prova a penetrare, la palla è fuori per Ferrara, Stoichkov è libero, non deve lasciare Faenza, non deve lasciare perché poi arriva il canestro. Faenza che era zona, ma quella lì era, se mi sembra fosse l'area di competenza di Maccaferri, che però dopo ha seguito invece il taglio di Nobile che si è spostato verso il canestro e allora ha lasciato libero il giocatore mentre segna in penetrazione gli attoni. 25-18, ci ha messo subito una pezza Faenza, torna più 7, intanto Casadei e Donadoni sono sul cubo del cambio, ma andiamo in cronaca, Canelo dall'altra parte prova un tiro obiettivamente difficile, Iattoni alza le braccia e recupera il rimbalzo dandola poi a Maccaferri, 6-55 all'intervallo, Maccaferri slalomeggia fino in fondo, non tira, preferisce passarla fuori per Silimbani contro Lazzaro, è un vicolo cieco, Silimbani la passa in maniera non semplice, ma c'erano i 24 secondi che scadevano, sono già dall'altra parte Canelo, Maccaferri ci mette la mano, un buon fallo questo probabilmente perché
Poteva veramente esserci un gioco da tre punti o almeno due punti, adesso almeno regala due liberi. Escono intanto Benedetti e Silimbani, al loro posto Casadei e Donadoni. Casadei, Donadoni, Maccaferri, Di Costa e Iattoni sono i cinque di Faenza, Ferrara, Canelo, Nobile, Lazzaro e Stoikov, i cinque di Padova. Canelo dalla lunetta, sbaglia il primo, 7 su 11 per Padova ai liberi contro l'8 su 8 di Faenza. Canelo segna il suo secondo, 25 a 19. Sono 3 i punti per il giocatore nativo della Repubblica Dominicana, 25 a 19, meno 6 per Padova, più 6 per Faenza. Donadoni prova ad andare fino in fondo, tiro difficile di Donadoni, non ha fortuna, ma Di Costa lotta come un leone e poi c'è palla 2, rimessa per Faenza. Questo è il Di Costa che vogliamo vedere. Sì, ed è anche quello che vuole vedere ragazzi, che si accorge che sta dando una grande mano e l'ha lasciato su. È importantissimi questi minuti di Di Costa, che diciamo sta giocando in maniera efficiente, efficace, e sta dando una mano anche a recuperare per i lunghi faentini. Cambio intanto tra play, esce Maccaferri, entra Perin. Rimessa è nelle mani di Donadoni. Quasi infrazione di 5 secondi, davvero grande pressing di Padova. La palla comunque nelle fidatissime mani di Perin, che si prende la tripla, sbaglia Di Costa, non riesce a recuperare palla nelle mani adesso di Stoikov, che la passa a Canelo. Padova ha preso ovviamente fiducia, 17 secondi alla fine dell'azione e 5.55 alla fine del secondo quarto. Nobile fuori per Ferrara, poi c'è Ferrara che ha pestato la linea di fondo. Anche Friso, coach Friso, dice al suo vice: sì, ha pestata. E dunque ottava palla persa di Padova, 5.48 alla fine del secondo quarto. Casadei, la tripla, tira, sbaglia Di Costa, Iattoni recupera palla, ancora Di Costa, magia di Faenza. Iattoni dice calma, perché probabilmente i dei del basket hanno sorriso a Faenza in questo momento. Commette infrazione di passi, peccato, peccato davvero. Entra intanto Boero al posto di un positivissimo Di Costa, ma in questa azione di Faenza c'è davvero tutta la voglia a calare Chicco di vincere nel recupero di questo pallone. Sì, e ancora una volta era stato fondamentale Di Costa, prima con il tocco che aveva allontanato la palla dal canestro e poi perfezionando con tempismo e presenza il recupero anche con l'aiuto del salvataggio di Iattoni. Poi peccato, perché Iattoni, che aveva predicato calma, si è fatto un po' ingolosire dalla penetrazione e ha commesso passi. Canelo sfortunatissimo, perché aveva preso un ottimo tiro, poi il ferro gli ha detto di no sputandogli il pallone. Perin adesso ha un buon pallone, lo dà a Casadei. Casadei prova, sbaglia, forse c'era davvero anche il fallo, ma gli arbitri la pensano diversamente. 5 secondi netti alla fine dell'azione. Nobile è corto, non è uno dei suoi tiri. Canelo sbaglia, poi lancia il pallone per terra, chiaramente non c'è assolutamente nessuna base per un tecnico, ci mancherebbe. Secondo fallo per Donadoni, esce Lazzaro, entra Crosato, altri due liberi per Canelo, 25 a 19, ma attenzione perché qui si segna davvero poco e Padova ha la possibilità di rifarsi sotto. Segna il primo Canelo con una dinamica un po' strana di tiro, 25 a 20, 4.50 alla fine, 25 a 21, 2 su 2, quinto punto per Canelo, meno 4. Faenza che ha prodotto solo 4 punti in 6 minuti, ma d'altronde come abbiamo detto poco fa, fallo di Canelo. Intanto doppio cambio, entrano il numero 20 salvato al posto di Canelo, il numero 5
Schiavone al posto di Ferrara, per Canelo è il terzo fallo e questo sicuramente è un duro colpo per Padova, perché tre falli di Canelo adesso sono obiettivamente arrivati troppo presto. Sì, e forse anche, diciamo, la testimonianza di una buona prestazione di squadra degli esterni faentini che l'hanno attaccato bene. Canelo è un giocatore molto pericoloso offensivamente ed è importante per Faenza cercare di tenerlo a bada anche caricandolo di falli. Salvato poco fa Boero, ha sbagliato la tripla, fuori per Nobile, il pallone stoico, prova, voleva il tiro ma preferisce passarla sotto, la palla è per Salvato, Iattoni gioca bene con il corpo, Nobile, il piazzatone di Nobile sbaglia ma ancora Salvato, l'unica maglia nera tra tante bianche, è riuscito a recuperare il pallone, 10 secondi per imbastire un attacco, c'è ancora tanto tempo, poi Crosato sbaglia un calcio di rigore, Boero recupera palla, Faenza ha sbagliato ma veramente scherzato col fuoco, è andata bene questa volta per Faenza. Casadei fuori per Donadoni, 3:50 all'intervallo, Donadoni in linea di fondo, poi però viene stoppato e la palla ritorna nelle mani di Crosato, fasi convulse, 21-12 era la fine del primo quarto, siamo 25-21, davvero segnato pochissimo entrambe le squadre, Salvato il piazzato lo mette, time out di Faenza e giustamente Rega ci parla un po' su. Sì, perché Padova è lì, adesso bisogna usare la testa, un esempio è stato l'ultima azione di Donadoni dove sì, è riuscito ad arrivare al ferro ma poi anche per allungarsi più facilmente ha scelto una soluzione un po' più superficiale che è quella di andare tenendo la palla soltanto con una mano in rovesciato e allora non aveva bene la maniglia sul pallone e il tiro non è stato perfetto e non è entrato. Una Faenza che comunque ha diminuito soltanto, tra virgolette ovviamente, le percentuali offensive, perché se andiamo a vedere la difesa comunque è sempre stata quella del primo tempo, sta però tirando obiettivamente molto molto male, 4 punti sono pochi obiettivamente in quasi 7 minuti, dall'altra parte ne sono arrivati 11 e questo si spiega che come mai dal 21-10 si è arrivati al 25-23, ce l'ha da combattere, Faenza lo sa e ce l'hanno altri 23 minuti davvero di fuoco. Si rientra in campo Nobile, Stoikov, Salvato, Ferrara, Crosato per Padova, Boero, Perin, Donadoni, Iattoni e Casadei invece sono i 5 di Faenza, 3:34 alla fine, più 2 Faenza, vi abbiamo detto tutto, anzi no, c'è anche 3 falli per Faenza contro l'uno solo commesso da Padova. Stoikov gioca un po' col corpo ma Perin non si fa e poi c'è fallo in attacco di Iattoni. Questo è un brutto colpo per Faenza, Iattoni va subito a sedersi, terzo fallo, adesso deve stare anche calma Faenza, al suo posto Sirimbani, ingenuità questa di Atto. Ingenuità, giocatore che forse sta faticando un po' a entrare in partita, è il migliore realizzatore dei faentini e a Faenza serve il suo apporto, per ora è arrivato ma non è stato, diciamo, il solito fallo che arriva in una situazione di block elevator dove i due lunghi per far uscire un esterno si avvicinano e quindi era anche una situazione delicata in cui succede di poter fare fallo in attacco. Prova Schiavon, sbaglia, rimbalzone di Casadei provvidenziale, adesso bisogna trovare assolutamente canestro, manca da troppo tempo, sembra che ci sia un tappo sul canestro di Padova, Faenza deve riuscire a trovare punti per in fino in fondo, sbaglia per rimbalzo di Crosato e siamo già dall'altra parte. Salvato recupera palla, Sirimbani poi da sotto per Perin, 2 punti per Faenza, time out per coach Friso, questa è la Faenza che vogliamo vedere, al primo errore bisogna punire. Molto bravo Sirimbani, Faenza brava nel recupero, era in situazione di inferiorità numerica, è riuscita comunque a rallentare Padova e non solo, anche a fargli perdere palla con una cattiva lettura, dopo Sirimbani in contropiede, bravo sia nel leggere per recuperare il pallone e poi dopo per leggere il rientro del difensore e andare a servire Perin. 27-23, 2:34 alla fine di questo bellissimo incontro. Intanto sugli altri campi vediamo Lecco che sta vincendo di 8 su Bergamo, Lecco che è pari a Faenza in classifica, Rosinuovi vince di 2 su Desio,
Cento vince di 5 su San Vendemiano, Reggio Emilia vince di 12 su Vicenza. Nel pomeriggio Sestu ha battuto Alto Sebino, è ritornata la vittoria. Ieri, come dicevamo a inizio telecronaca, Milano ha vinto a Iseo e Piacenza ha battuto Crema. Una volata playoff che si preannuncia lunghissima, mancano questa compresa 12 partite alla fine. Se i primi 4 posti sono già appannaggio di Cento, Bergamo, Piacenza e Orzinuovi, c'è bagarre per gli ultimi 4. Faenza è in un'ottima posizione adesso, ma deve veramente fino all'ultimo darci per poter conquistare questo risultato che sarebbe storico, perché mai Faenza è andata ai playoff in Serie B. Ferrara, palla in mano, adesso fa il playmaker, questo tutto fare. Fuori per Nobile, 2:24 al termine del secondo quarto, palla per Stoico, per Crosato, che con l'aiuto del ferro trova il canestro. 27-25, torna a meno 2 Padova, 2:07 alla fine. 4 sono i falli di squadra commessi da Faenza, 1 poi c'è infrazione di passi, in questo caso qui direi proprio assolutamente no. Dovrei rivederla, però il movimento, abbiamo visto tante volte fare quel movimento da parte di Casadei, un movimento di cui lui ha padronanza, per cui fa strano che abbia commesso passi. Va anche detto che è una giocata difficile quella della partenza reverse, ricezione in post basso, spalle a canestro, poi battere l'uomo direttamente voltandosi con una virata. Può succedere di far passi anche ai migliori, diciamo. Padova segna adesso il canestro della parità con Stoikov, quinto punto per lui. Dunque Padova è riuscita a recuperare e ad agganciare Faenza. 1:40 alla fine, Casadei fino in fondo, si subisce il fallo. Vediamo di chi. Di Crosato, dovrebbe essere il terzo. Terzo fallo esatto di Crosato, entra al suo posto Lazzaro. Secondo giocatore di Padova ad avere 3 falli, per Faenza invece è solo Iattoni ad avere 3 personali. Tanto di Coste ritorna sul cubo del cambio, Casadei segna il libero del 28-27. Segna anche il secondo, 29-27, 2 su 2 casa, 10 su 10 per Faenza, esce proprio Casadei al suo posto di Coste. 1:30 alla fine del primo tempo. Stoikov sotto per Schiavon, buon movimento fuori per Lazzaro. Stoikov su di lui, marcatura per Innobile, bravo di Coste ad anticipare Nobile. Va a dare un 5 per In, 8 secondi per costruire un'azione. Ferrara si incarica della rimessa per Nobile. Stoikov, 7-6, Stoikov prova la tripla, la mette, una signora tripla, 29-30 di Stoikov, primo vantaggio di Padova. Faenza dunque a meno 1 con palla in mano a Perin. Silimbani, Boero, 5 secondi, Boero si prende un tiro non semplice, lo mette, 31-30, 36 secondi alla fine. Schiavon, punteggio basso ma partita molto molto bella. Di Coste ancora anticipa Nobile, 28 secondi e 6 decimi, 13 invece per Padova per costruire l'attacco. Dunque l'ultimo possesso sarà comunque nelle mani di Faenza. Stoikov fuori per Ferrara, Stoikov ancora, Lazzaro, Nobile, su di lui di Coste, si gira Nobile, sbaglia, il rimbalzo è di Lazzaro, ottimo movimento di Lazzaro, 31-32, nono punto per Lazzaro, Perin,
7 secondi per costruire un'azione. Perin fuori per Boero, Gigi è libero, sbaglia, finisce dunque il primo tempo con Padova avanti 31-32. Squadre quasi in campo per il secondo tempo, si riparte dal 32-31 per Padova, Padova che è sempre stata lì e poi all'ultimo ha messo la zampata e adesso è sopra di un punto. Sì, e ora non è facile per Faenza, il terzo quarto è sempre un territorio, diciamo, è sempre difficile da approcciare, e ora Faenza si ritrova sotto per la prima volta in partita e, con Padova che se continua come ha finito il secondo quarto è sicuramente in botta. Faenza che ha subito un po' gli aggiustamenti di Padova, Faenza era partita bene, attenta, precisa sia in attacco che in difesa, ma poi Padova ha mantenuto la stessa intensità e fisicità che la contraddistingue per tutti i 20 minuti della prima metà di partita ed è riuscita così a rientrare. Faenza si deve adeguare adesso e vediamo come sarà la risposta dei padroni di casa. Un dato emblematico su tutti, parlavamo delle tante palle perse di Padova, 8 palle perse più o meno all'inizio del secondo quarto, adesso ne ha 9. E questo vuol dire appunto un segnale di intelligenza e di concentrazione. In campo vanno le squadre, Schiavon, Stoikov, Nobile, Ferrara e Lazzaro per Padova, Donadoni, Maccaferri, Silimbani, Casadei e Perin per Faenza. Si riparte dunque 32-31, partita composta in palio, importantissima in chiave playoff. Lazzaro, Nobile, importante vedere come Faenza esce, è uscita dagli spogliatoi, Lazzaro, bello il movimento di Lazzaro, 11° punto. 31-34 è il primo giocatore ad andare in doppia cifra dell'incontro. Maccaferri si prende la linea di fondo, poi la passa fuori per Casadei, fuori ancora per Maccaferri. Silimbani, Casadei che attacca l'avversario, sbaglia il tiro, forse c'era anche fallo almeno per Casadei, così però non era. Schiaccione di Ferrara. Primi due punti in grande stile per lui, 36-31, più 5 Ferrara, Donadoni perde palla, poi la recupera Faenza, adesso deve trovare canestro, Casadei, su di lui va Lazzaro, prende la tripla a casa, la sbaglia, rimbalzo di Silimbani e poi ancora per Pini, davvero tutto molto difficile per Faenza, Maccaferri sbaglia, peggio di così Faenza non poteva partire. No, partita male, Padova ha certamente le idee più chiare, Padova è partita eseguendo, guarda anche adesso come cerca di giocarsi la difesa schierata, mentre Faenza un po' con alcune soluzioni un po' individuali, Casadei che si è incapponito con due penetrazioni, con una penetrazione, e intanto arriva un'altra tripla di Padova, time out obbligatorio di ragazzi. Anche la fortuna stavolta ha assistito Lazzaro con questa tripla, 31-39, più 8, parziale dunque di 7-0, anzi, sì, 7-0. Pensa che è iniziato malissimo. Adesso ragazzi prova a rimettere un attimo le cose in chiaro, sapevamo che Faenza avrebbe sofferto fino all'ultimo, questo è un momento in cui deve chiaramente dare subito segnali, 39-31,
5 punti. Di Lazzaro in questo avvio di gara. Si riprende a giocare Malcaferri. Faenza adesso è chiamato a un pronto riscatto. Pini, Malcaferri, Casadei, fuori per Silimbani, prova la tripla, Sili sbaglia, rimbalzo ancora nelle mani di Padova, momento davvero difficile, Casadei recupera palla come fosse un portiere che toglie il pallone dall'angolino alto della porta, palla nelle mani di Donadoni, ma Faenza adesso ha difficoltà davvero ad andare al tiro. Donadoni, Casadei, su di lui va Lazzaro, vediamo cosa si inventa a caso, una bella palla per Silimbani che poi sbaglia la più facile delle conclusioni. Per fortuna Ferrara va a pestare la linea di fondo, palla dunque per Faenza, esce Silimbani, entra Iattoni, ci aspettiamo tanto da Iattoni adesso. Sì, ora è il momento migliore di sicuro per cercare di dare qualcosa in più, perché Faenza ha veramente bisogno anche di un po' di carica in attacco, perché abbiamo visto adesso Silimbani prima sbagliando la tripla e poi adesso questo tiro da sotto, come possa essere l'esempio di una Faenza che ha accusato il colpo e ora sembra anche un po' timida quando è il momento di tirare. Casadei, 7:40 alla fine, è passato 1:20, 7-0 ancora il parziale. Maccaferri, il piazzato, la mette Macca, 33-39, punteggio poi va a recuperare palla. E questa è la Faenza che vogliamo vedere. Siamo ripetitivi, ma bisognava davvero questo spirito. Sì, e Maccaferri di sicuro è uno non timido. Prima contribuisce, prima va a segno con il piazzato e adesso non si intende con Casadei, ma aveva dato via anche un bell'assist di personalità. Comunque il possesso rimane a Faenza. La palla schizza dalle mani di Casadei in quelle di Lazzaro, esce dal fondo, dunque rimessa per Faenza. Maccaferri sotto per Donadoni che sbaglia una facilissima conclusione. Non può permettersi questi errori l'Arechico. Nobile fuori per Stoikov, più 6 Padova, bella palla per Nobile, peccato, peccato, perché un'azione del genere meritava il canestro obiettivamente. Sì, idea bellissima, realizzazione difficile, infatti è venuta male, ha provato il passaggio schiacciato dietro la schiena in situazione di pick and roll, la palla però è arrivata direttamente nei piedi di Nobile ed è uscita. Esce proprio Stoikov, al suo posto salvato, ma andiamo in cronaca. Maccaferri, palla per Pini, 7 minuti esatti alla fine del terzo periodo. Casadei fuori per Iattoni che prova a sfidare Nobile, fuori per Pini, falli in attacco se non andiamo errati di Iattoni. E adesso quarto fallo per Iattoni, oggi non c'è, fino a questo momento Iattoni non c'è, speriamo chiaramente che questo possa svegliarlo, ma certo 4 falli in una partita così, quando mancano 17 minuti alla fine, sono una zavorra notevole. Pini quasi commette fallo su Lazzaro, forse toglierei anche il quasi, gli arbitri lo graziano, si prende la tripla Ferrara, sbaglia, fortunata Faenza, sfortunato Ferrara, anzi Schiavon, scusate, la palla finisce nelle mani di Maccaferri, Maccaferri che balla per Iattoni, Casadei è libero da 3, sbaglia ancora la palla nelle mani di Schiavon, un tiro ben costruito che non ha dato però l'esito sperato. E allora ancora Padova con la palla in mano con Schiavon, Casadei ruba palla, Donadoni prova fino in fondo, Casadei segna, Casadei, 11° punto, 35-39, Faenza torna a meno 4 con le unghie e con i denti, un po' di fatica, però l'importante alla fine è raggiungere poi lo scopo, meno 4 è un ottimo parziale per quello che se l'ha visto a inizio del quarto. Ora Casadei su Nobile, fuori per Ferrara, ancora la tripla di Ferrara che segna con l'aiuto del ferro. Questo è un ragazzo che triple le mette.
Sì, e qui era anche difficile perché ha ricevuto male, sembrava essere scivolato e non aveva i piedi a posto, però è riuscito a ritrovare l'equilibrio e a mettere a segno questa tripla. Giocatore molto interessante, con un fisico che sembra veramente adatto alla pallacanestro, veloce, agile, ma anche lungo, con braccia che sembrano veramente interminabili. È il secondo fallo di Salvato, se non andiamo errati. Sì, così è rimessa per Faenza con Maccaferri, 35-42, meno 7 Faenza, 5-35 alla fine. Donadonis la lomeggia, che bravo, fa tutto bene ma non va a segno. Lazzaro entra con il Ruenz, recupera palla, recupera l'ennesimo rimbalzo, siamo già dall'altra parte. Ferrara fuori per Nobile, sotto per Lazzaro, bello il movimento di Lazzaro che spintona ma subisce il fallo di Pini. Secondo fallo per Pini, 35-42. Esce Donadoni, entra Perin. Intanto esce Canelo, esce Schiavon. Lazzaro sbaglia il primo libero. E sbaglia anche il secondo, ma rimbalza di Ferrara. Dunque si resta più 7, ma Padova palla in mano, 5-10. Alla fine di un terzo periodo che sta volando rispetto al primo, che è durato obiettivamente tanto. Lazzaro muore con 24 secondi. Qui Padova ha un po' dormito, però ha ragione anche Lazzaro: se nessuno gli dice che i secondi stanno per finire, lui non tira. No, è il pubblico del Cattani, molto furbamente zitto, ha lasciato scorrere il tempo, è un po' sorpreso quindi Lazzaro, che se la stava giocando in post basso. Ma ancora una volta Faenza, che aveva subito la fisicità di Padova e aveva concesso rimbalzo in attacco da una situazione di tiro libero. Maccaferri fuori per Perin, Perin prova la tripla, sbaglia, Canelo rimbalzo, e anche a rimbalzo dove Faenza fa molta fatica adesso, e questo è sicuramente un problema da risolvere al più presto. 4-28, Ferrara fuori per Nobile, su di lui ci mette la mano Casadei, Nobile fuori per Canelo, però Maccaferri passa fuori per Nobile, è un piazzato, lo sbaglia, poi con un gesto non bellissimo ma molto molto efficace Salvato riporta, ridà palla ai suoi, gioco a due, Casadei commette fallo tutta la vita. Fallo tutta la vita, è tecnico a ragazzi, questo non ci stava assolutamente, questo non ci stava assolutamente. O lo aveva preso di mira già da un po', l'aveva quasi promesso, adesso l'ha dato. A me dispiace dirlo, ma in questi momenti qui io la lascerei giocare, secondo me. Se proprio l'allenatore non dice o non fa cose esagerate, ci può anche chiudere un orecchio. La partita è certamente fisica e nervosa, quindi bisogna anche che il metro arbitrale si adegui. E non tutte le situazioni sono uguali, a volte si può concedere un po' di più, non solo a livello di contatti ma anche a livello di proteste. Va anche detto che comunque certamente c'è anche un ruolo che questo fallo tecnico potrebbe avere nella storia della partita. Spesso, e mi auguro che sia così, alcune rimonte partono proprio da un fallo tecnico che dà la smossa ai giocatori. E questa è chiaramente una visione positiva, il bicchiere mezzo pieno è quello di Mario, speriamo ovviamente che possa essere così. Intanto Padova sbaglia e c'è la palla per Faenza, Perin fuori per Casadei, Iattoni non se la sente, preferisce passarla ma la palla va ancora nell'altra parte, poi Pini commette fallo, time out per Faenza. Time out per Faenza, per Pini è il terzo fallo. Faenza ha idee confuse e sono le idee di Faenza che mancano, che sono molto più gravi di quel 10-4 di break.
Sì, anche perché Faenza adesso è in campo con un quintetto che ha poca fisicità piuttosto che punti nelle mani, ma non sta riuscendo a portare questo a proprio vantaggio. La scelta di lasciare in campo Iattoni con 4 falli non si sta rivelando fruttuosa, perché comunque Iatto non è riuscito ancora a entrare in partita, e allora nella metà campo difensiva questo viene pagato con una maggiore fisicità di Padova, che riesce a portare a rimbalzi in attacco e punti sotto canestro. Anche perché poi andiamo a vedere poi il risultato di tutte queste questi discorsi che stai facendo. 35 punti per Faenza in 17 minuti sono obiettivamente non pochi, ma di più. Va bene che ne ha fatti poi 43 Padova, però 35 punti per una squadra come Faenza sono pochi. Intanto a rientro dal time out Iattoni resta in campo, Iattoni, Casadei, Perin, Maccaferri e Pini, Ferrara, Canelo, Nobile, Lazzaro e Salvato per Padova. E adesso il primo arbitro Fabbri va a dire anche a Friso che alla prossima arriva tecnico. Non è che avessero, secondo me, protestato moltissimo i due allenatori, però fatto sta che ormai il tecnico è stato dato. 3:30 alla fine, più 8 per Padova. Iattoni, Nobile, palla fuori, prova la tripla Padova, la mette. 35-46. La tripla è di Salvato. E commette anche il suo terzo personale. Maccaferri, Perin, Iattoni, su di lui il fallo di Salvato, quarto fallo, e se Salvato entra stoico sono 4 i falli di squadra per Faenza, 3 quelli di Padova. 3 minuti e un secondo invece sono i minuti che mancano alla fine del terzo periodo, un terzo periodo che non ha certo visto la miglior Faenza dell'anno, però basta la solita fiammella per accendere le speranze. Casadei poteva tirare, preferisce non farlo. Poi il suo tiro è corto, sotto gli attoni, nel traffico, prende palla, chissà che non serva, con un po' da corroborante per Iatto questo canestro. Sì, bravo Iattoni che ha preso posizione in mezzo all'area ed è riuscito a capitalizzare su un brutto tiro di Casadei, che ha rifiutato una tripla per poi andare a prendersi un tiro ancora più difficile, mentre ora viene fischiato fallo a Perin. Faenza che ha commesso anche molti falli in questo terzo quarto. Sì, ha commesso molti falli, e molti falli davvero quasi non visti da buona parte del pubblico, che si lamenta, ma ci sta, fa parte delle regole del gioco. Intanto Canelo è lunetta, sbaglia il primo. Segna il secondo, sesto punto per Canelo, 3-7, 4-7, più 10, non è il massimo vantaggio per Padova perché era il più 11 di poco fa. Maccaferri, palla in mano, fuori per Iattoni, 2-25 alla fine del periodo. Pini con qualche difficoltà per Casadei, Casadei prova contro il suo avversario, poi subisce fallo da Canelo. 6 di Canelo è il quarto. Quarto fallo, due liberi fondamentali per Canelo, è uscito proprio Canelo, al suo posto è entrato Schiavone, che qui è una decisione direi piuttosto logica. Segna il primo caso, sono 12 i suoi punti,
e segna anche il secondo. 13:39-47, meno 8 Faenza, 2:12 alla fine, è lunghissima. Noi ci crediamo come sempre, soprattutto al Pala Cattani, che ne abbiamo viste davvero di ogni, come si dice in romagnolo. Lazzaro, scarico fuori, ancora libero il giocatore di Padova, Ferrara, poi bravissimo Casadei ad anticipare Nobile, la palla finisce nelle mani di Maccaferri, possesso d'oro, possesso importantissimo per Faenza, slalom mezzo Maccaferri fino in fondo, mamma mia Casadei, sembrava Alberto Tomba ai tempi d'oro. Beh, le proprietà di palleggio di Maccaferri sono senza dubbi, qui ha usato con la mano sinistra una esitazione, un ok move, il difensore si è spostato e ha avuto la strada libera verso il canestro, poi lamenta anche forse il contatto sul recupero della difesa, ma è arrivato finalmente con personalità un mini parziale di Faenza che l'ha portata a meno 6. Soprattutto l'assistente coach Belosi chiedeva il fallo su Maccaferri. Sinceramente va bene anche così, l'importante era mettere dentro questi due punti che hanno rinvigorito un po' tutti i tifosi, che comunque hanno sempre cantato per tutta la partita, ma chiaramente non erano contentissimi, adesso invece sono carichi. Meno 6, break di 10-0, 1:50 alla fine, che sommato all'ultimo quarto fa 11:50 ancora di bagarre, non userei il termine partita perché è davvero... Sarà una lotta senza esclusione di colpi e non vorremmo essere nei panni di Fabri Chiarugi ad arbitrare questo incontro, perché finora comunque l'arbitraggio è stato positivo, non ce la sentiamo assolutamente di puntare il dito contro. Ma si torna a giocare, 41-47, meno 6 Faenza, 1:48 alla fine, per poco Maccaferri non ruba palla, Lazzaro su di lui, c'è Pinone, Lazzaro poi prova ad entrare, scarico fuori per Schiavon, fuori per Nobile, ancora Ferrara sotto, bella la palla ma poi finisce nelle mani di Pini, ennesimo possesso d'oro per Faenza, Maccaferri fuori per Casadei, Pini prova la tripla, Pini segna! Pini, la tripla che rianima un po' tutti, 4-4, 4-7, 7-0 di break di Faenza, 1:08 alla fine, meno 3, 1:05, e Faenza adesso che ha rimesso le cose in chiaro, soprattutto a rimbalzo, ritorna attaccato a Padova, Stoico è corta, la palla ancora nelle mani di Perin, è il magic moment di Faenza, Perin fino in fondo, poi bravissimo Lazzaro, l'ultimo tocco, 18 secondi, poi alla fine Lazzaro ha fatto qualcosa di incredibile, forse al campetto qualche volta si vede una cosa del genere, complimentoni a Lazzaro. Maccaferri comunque 47 secondi alla fine, prova a prendersi un tiro difficile, per poco non segna anche, ma sono due liberi d'oro, Boero dalla panchina esalta i suoi, Stoichkov commette il suo secondo fallo e sono due liberi per il buon Macca, 43 secondi e 9 decimi, va a finire che arriviamo all'ultimo quarto, che il gap è quasi tutto colmato, 5 punti per Macca, meno 2 per Faenza, 4-5, 4-7, c'è Donadoni intanto sul cubo del cambio, se sbaglia Macca, il primo libero sbagliato da Faenza, 13-14. 37 secondi alla fine, Stoichkov, ma Faenza a meno 2 con un break di 8-0, Nobile non tira, preferisce darla a Stoichkov, poi ci mette un piede un giocatore di Faenza ma non la colpisce, fa la palla, esce, 25 secondi, cambio per Faenza, Donadoni per Iattoni. 25 secondi e 5 decimi, non potrà dunque Faenza la tenere la palla fino alla fine, ma ha un possesso fondamentale Maccaferri, si alza il grido Faenza, Faenza, la Recchico ha davvero una palla d'oro, Perin
su di lui Ferrara, Perin, entra, bella palla fuori per Maccaferri, forse c'è anche il fallo, Maccaferri si prende il tiro, Macca la mette, è parità, 10-0 di break, finisce il quarto, 47 pari, bene. Dieci minuti alla fine, 47 pari, con Faenza che recupera un 11-0. Direi che gli ultimi 10 minuti saranno, come dire, belli. Sì, di sicuro saranno molto intensi, sia emotivamente ma anche fisicamente. Mi aspetto che entrambe le squadre alzeranno ancora di più il livello dell'intensità. Abbiamo già visto Padova come non si faccia di sicuro intimorire dai parziali presi, come è successo all'inizio, con Faenza che era partita forte, Padova ha subito rimontato, ma anche Faenza ha dimostrato carattere, trainata da Maccaferri, è riuscita poi a rientrare in partita quando invece era stata poi Padova a piazzare il parziale che l'aveva portata anche in vantaggio di doppia cifra. Ferrara, Lazzaro, Crosato, Schiavon, Stoikov e Salvato, se non andiamo errati, sono i giocatori di Padova. Faenza invece risponde con Maccaferri, Casadei, Donadoni, Pini e Perin. Palla sotto per Casadei, Maccaferri da sotto, sbaglia Macca, peccato perché davvero era on fire, come si dice. Maccaferri ha segnato gli ultimi punti di un'importanza siderale, 47 pari dunque, palla nelle mani di Crosato. Stoikov si prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Faenza con Casadei. Perin, Donadoni sotto per Casadei. Con la magia, la magata di casa. Bravissimo qui Casadei, servito in post basso, si è giocato l'uno contro uno, poi il suo solito giro dorsale verso il fondo, ma poi è riuscito a tirare non con la mano sinistra ma con la destra, appoggiandosi da dietro al tabellone, mentre va a segno Ferrara, è ancora situazione di parità. Dire che si sono arrabbiati gli allenatori di Faenza per questo canestro è dire poco. Bravo Ferrara, Faenza sicuramente non è stata impeccabile in difesa, ma bene il gioco del giocatore di Padova. Perin si prende la tripla, Perin, quinto punto per Pero, 5-2, 4-9 Perin da 3. E torna 8-20. 8-20 alla fine, torna a più 3, va anzi a più 3 Faenza, da tantissimo che Faenza non era avanti. Lazzaro poi recupera palla Faenza, ma Crosato è listissimo a recuperarla e a metterla nel cesto. 5-2, 5-1, Maccaferri. 8 minuti esatti al termine del match. Casadei fuori per Donadoni, si prende il tiro, Dona sbaglia, rimbalzo ancora di Crosato. Stoikov, infrazione di passi di Stoikov, palla persa banalissima, però dico anche che è stato bravo Maccaferri qui.
Te lo volevo dire proprio io, non è un caso che la palla l'ha persa Stoichkov, però Maccaferri era sempre nei paraggi ed è veramente importante quello che sta facendo questo giocatore qui in questo momento della partita. Intanto entra Iattoni ed esce Donadoni e dunque Iattoni ricordiamo che ha 4 falli, si spenderà le ultime cartucce di questo incontro, entra comunque nella fase più calda. Vediamo cosa fa, intanto dà una bella palla a Casadei, Casadei contro Ferrara, poi c'è un fallo proprio di Ferrara che va a recitare il mea culpa, è il primo fallo di Ferrara, primo fallo per il giocatore classe 97. Conferenza avanti di un punto e 7 minuti e 40 alla fine. Perin fuori per Casadei, è libero per Casadei da 3, la mette 5-5, 5-1. Magico Casa dice 18 e Faenza vola a più 4 quando mancano 7-30 alla fine. 5-5, 5-1, San già dall'altra parte, Lazzaro una preghiera, poi in qualche modo recupera palla Crosato. Si arrabbia col compagno, Maccaferri sotto per Iattoni, ottavo punto, corre ai ripari, 5-7, 5-1, Faenza corre ai ripari mettendo Canelo e Salvato sul cubo del cambio, coach Friso, ora Faenza ha capito dove aveva sbagliato nel terzo quarto, ma ripetiamola è lunghissima, 6-53 alla fine, è davvero lunghissima, Casadei. Poi perde palla, oh peccato Lazzaro, poi spara la tripla. 5-7 a 5-4, una gran bella tripla segnata dal numero 5 Schiavon, che va a 4 punti. Iattoni, bello il movimento, poi è sfortunato, il rimbalzo è di Crosato. 5-7, 5-4, 6-20. Anche questa è una partita non adatta ai deboli di cuore, ancora una tripla, ancora un errore. Iattoni prova a spingere, la palla va nelle mani di Perin, bravo Iattoni, ricordiamolo che ha 4 falli e non è desistito da andare a lottare, questo è chiaramente quello che vogliamo vedere. Perin fuori per Iattoni, sotto per Casadei, c'è il fallo da dietro, la spinta, doppio cambio intanto, entrano Canelo e Salvato, escono Ferrara. E Stoichkov per Faenza, entra Donadoni al posto di Pini. E Maccaferri. Iatto prova la tripla, Iatto, sì Iatto, e questa vale tantissimo. Vale tantissimo e bisogna anche evidenziare la visione di gioco di Maccaferri, veramente a 180 gradi, ha visto Iattoni muoversi nell'angolo opposto dalla rimessa dal fondo e l'ha servito con un timing perfetto, la palla nelle mani e Iatto che è un tiratore ha dovuto soltanto eseguire la meccanica di tiro. Per poco Perino ruba palla a un avversario, Crosato prova la tripla, la mette anche lui. Decimo punto, 60-57, una lotta a colpi di triple, 5 minuti e 15 alla fine di un finale in volata. Perino, Iattoni, Donadoni non tira, preferisce passarla ancora a Iattoni, bella palla per Casadei che prova ad andare fino in fondo, Casadei l'appoggia, sono 20 per casa, sono 5 invece i punti di vantaggio per Faenza, 6-2, 5-7, Crosato stavolta non si fa ingolosire, Canelo si prende la tripla, la sbaglia e poi in qualche modo Faenza fortunata qui perché la palla è rimbalzata addosso a Iattoni. Rega invita alla calma Perin. Casadei ancora Perin, 4-35 alla fine, Maccaferri, Casadei fuori per Perin, poi c'è un fallo probabilmente di un giocatore di Ferrara, quinto fallo di Canelo, al suo posto entra Stoichkov. Intanto esce Donadoni, entra
Boero, esce Crosato, entra Nobile. Comunque Padova ha perso un giocatore che oggi non avrà giocato benissimo, ma che aveva sempre il colpo in canna. Sì, ed è comunque un giocatore che devi tenere in considerazione, soprattutto in questi momenti della partita dove a pochi minuti dalla fine i palloni contano sempre di più. Molto bene Faenza comunque adesso, che sta giocando in modo paziente anche in difesa, è sempre organizzata, e anche adesso con Perin che trova un canestro in penetrazione, gli spazi erano quelli giusti, e abbiamo visto proprio ora, quando gli spazi sono giusti, il tempo è giusto, allora le giocate riescono. Siamo già dall'altra parte, Stoichkov sotto per Nobile, Crosato, 10 secondi per un tiro, Stoichkov sotto per Nobile, su di lui fa guardia Iattoni, Iattoni commette il quinto fallo e va subito in panchina. Al suo posto entra Pini. Primo fallo di Faenza contro i tre di Padova. Diciamo Iattoni non brillantissimo, ma quella tripla del 60-54 resterà sicuramente importantissima nelle dinamiche di questo incontro. 10 secondi per un tiro, Crosato, Nobile ancora fuori, prova Schiavon, fuori per Nobile, la tripla di Nobile, sbaglia, la mette Pinone. Questo rimbalzo d'oro, 3.45 alla fine, più 7 Faenza, palla nelle mani di Perin. Palla nelle mani di Perin, Casadei non ci pensa su, sbaglia, chiede aiuto al tabellone, ma la sbaglia, forse poteva Faenza costruire, far passare qualche altro secondo, ma il tiro era buono comunque. Nobile intanto sbaglia, Marcaferri recupera rimbalzo, 200 secondi esatti alla fine, 3.20, adesso 3.15, Marcaferri, palla in mano, Perin, salvato, forse commette anche qualche fallo, metto il plurale perché sembrava veramente avesse messo le mani addosso. Poi c'è l'infrazione di passi di Pini, time out di Padova, però Faenza adesso ce l'ha veramente il pallino del gioco in mano, eh. Sì, deve cercare di mantenerlo, sta facendo bene adesso, cercando di allungare anche i possessi, perché 7 punti di vantaggio non sono certo tanti, però per quelli che sono state le percentuali e realizzative della partita sono comunque un gap che si può cercare di amministrare. Vorrei anche portare all'attenzione quello che ha fatto Iattoni, è stato in campo per tanto tempo con 4 falli ed è riuscito, sebbene la sua partita offensivamente non sia stata perfetta, è riuscito ad attendere il momento in cui ha dato un suo maggiore apporto con canestri importanti, e poi quando è uscito, dopo tanti minuti in campo con 4 falli, diciamo che il suo quinto prima o poi doveva arrivare, non ha scioccato certamente nessuno, ma ho visto in panchina andare tutti a, tra virgolette, consolarlo, segno anche di un gruppo che è unito, che lotta insieme, fa sicuramente piacere vedere queste piccole cose. Hai detto bene quando si dice il gruppo e l'unione, non sono le frasi fatte, perché effettivamente questo si fa vedere quando uno si sacrifica per la squadra, l'importanza che ha quel giocatore. Intanto si torna in campo, Schiavon, Stoichkov, Salvato, Crosato e Lazzaro per Padova, Marcaferri, Boero, Perin, Pini e Casadei per Faenza, 3-0-5 alla fine, 64 Recchico, 57 Broetto, Virtus Padova. Ed ecco che si torna in campo, e anche 3 falli per Padova e 1 fallo per Faenza. Questo può essere chiaramente molto importante nel caso di una bagarre finale. Crosatto, palla sotto per Lazzaro, su di lui Casadei che gli ruba palla, ma che palla rubata in maniera perfetta, e poi va a subire fallo Pini. Questa è una grande, grande, grande palla, e quinto fallo anche per Salvato. Importanza capitale sta palla recuperata. Tanto Bergamo vince a Lecco, questo è un buon risultato chiaramente per Faenza, che però deve andare adesso a vincere la propria partita senza pensare a nient'altro. Marcaferri fino in fondo per Casadei, che mette il 22esimo punto, 6-6, 5-7, più 9,
più 9 a 2,25 e dalla fine poi i tentacoli di casa che va anche a dedicare questa palla recuperata ai tifosi di Faenza Showman, davvero Casadei, ma di una consistenza imbarazzante. Perin, palla in mano, adesso Faenza deve giocare anche con il cronometro dei 24, sbaglia la tripla Perin, la palla va nelle mani di Crosato, forse Maccaferri gli commette fallo anche. Stoikov, Ferrara si prende la tripla, la sbaglia, sotto per Crosato, il fallo questa volta non so se sia di Maccaferri o di Pini. Terzo fallo di Macca, però è il secondo fallo di Faenza, bene così. Sì, bene così, e poi è già sottolineato l'importanza di Casadei, che poi dopo fa anche un po' di show in campo, ma bene sulla palla recuperata e sul canestro, ma canestro che è arrivato anche grazie a un ottimo assist di Maccaferri e alla collaborazione con il lungo di Faenza. Maccaferri che ha proprio questa capacità, quando è in palleggio, si avventura in penetrazione, di andare a tempo con l'azione, di cambiare il ritmo del palleggio e aspettare il momento giusto per passare la palla e mettere in ritmo i compagni. 0 su 2 per Crosato, la palla, indovinato un po' di chi va nelle mani di Casadei, che poi la dà a Maccaferri. 1,42 alla fine, più 9 Faenza, una vittoria che sarebbe di platino, non d'oro, ma di platino. Maccaferri adesso anche, attenzione perché Padova al prossimo finirà il bonus, peccato. Maccaferri per Perini, due non si capiscono, 1,31 alla fine, tutti a consolare Maccaferri, sfortunato. Non si sono davvero capiti. Stoikov, palla fuori, Crosato. Stoikov non ci pensa, prende, tira, una preghiera fuori, Crosato poi recupera palla, ma la palla è ennesima palla persa di Padova. Boero va a incitare i suoi. Time out per coach Friso. 1,20 alla fine, 6-6-5-7, l'avresti detto tipo un tempo fa? No, non l'avrei detto, anche perché adesso non la vorrei portare, non la vorrei tirare a Faenza, però sembra che Padova abbia veramente subito un calo di energia e Faenza ne ha approfittato bene. Ora è importante in quest'ultimo minuto gestire il vantaggio per Faenza, sarà importante soprattutto vedere la gestione della palla che fanno i portatori di palla faentini. Maccaferri finora è stato un giocatore fondamentale, soprattutto nella seconda metà di partita, e adesso deve, diciamo, fare un ultimo minuto importante e saggio per poi portare a casa la vittoria finale. Per stemperare un po' gli animi parlo d'altro, nel senso che vi dico che settimana prossima Faenza va ad Esio, partita che potrete seguire chiaramente con la nostra radiocronaca sulla web radio e, perché no, con la diretta live di Facebook. Dunque, vi facciamo seguire dalla vostra poltrona anche tutte le partite in trasferta di Faenza. Faenza ama questa società, ama la Rechico, ama i raggi solaris, e si vede anche oggi. 1,20 alla fine intanto, palla a Maccaferri, 6-6-5-7, Faenza ancora più 9, un buon margine di vantaggio. Ricordiamo che all'andata Padova vinse di 21, nessuno poteva neanche minimamente pensare che si potesse recuperare quel passivo, ma oggi due punti valgono davvero tanto. Casadei prova la tripla, casa, 6-25-25-6-9-5-7, casa da 3, mamma mia, e adesso sì che l'ottavo sigillo faentino può essere davvero vicino. Stoikov recupera palla, ma c'è infrazione di campo, entra anche Di Coste, probabilmente uscirà Casadei tra gli applausi di un Palacattani che davvero, davvero, davvero si alza in piedi per un signor giocatore che ha fatto 25 punti con 8 rimbalzi. Mamma mia, Perin dall'altra parte sbaglia, 69-57 più 12, è la vittoria questa del cuore di Faenza, l'ennesima rimonta dal meno 11 anche oggi, ancora dall'inferno e ritorno. Ormai ci siamo abituati a questo copione, ma non ci stancheremo mai di viverlo.
sembra quasi che certe volte Faenza faccia apposta. Tra l'altro mi ricordo in occasione di una partita persa Belosi criticare Faenza, dire bisogna anche imparare a vincere subito le partite, non portarle sempre fino alla fine. Però è anche vero che Faenza oggi ha giocato una partita molto tosta ed è stata veramente brava a non lasciare sfuggire gli avversari, rimanere sempre lì e poi a piazzare il break decisivo quando gli avversari non gli sono stati più dietro anche sotto il profilo dell'energia. 2 su 2 per Gigi, 7-1, 5-7, rimpingo al proprio bottino, più 14 Faenza. Adesso si gioca così con del garbage time, segna la tripla Padova 71-60, anche perché se Faenza perde sta partita, altro che Belosi che non si deve chiudere la partita prima, sarebbe davvero un'esecuzione capitale o quasi. Palla sotto per Enrico Di Coste, palla fuori adesso per Pini. Pini prova la tripla, la sbaglia, palla nelle mani di Stoikov, 6-5-4-3, Faenza la porta a casa, vince l'ottava partita e compie un balzo importantissimo avanti verso i playoff. 71-60 finisce, dal Pala Cattani è tutto, vi do appuntamento al prossimo incontro della Rechico Faenza.